Dama 21 nella presentazione del masterclass dedicato all'architettura 3ds Max 2015. In questa nuova versione sono stati introdotti 11 moduli, quindi significa che sono presenti 11 corsi, e all'interno avremo 452 lezioni, 57 ore. Queste 57 ore saranno suddivise tra la spiegazione di quelle che sono le nuove modalità, ad esempio, di interfaccia, da quelli che sono i procedimenti di modellazione, esempi di applicazioni di materiali e di mapping per il comparto architettonico ed degli esempi di rendering in relazione ai vari tipi di progetti che noi affronteremo all'interno di questo video, corso molto completo per la presenza delle innumerevoli lezioni. Quello che vediamo è uno dei modelli che è stato inserito nelle nuove lezioni registrate nella versione 2015, poi ci saranno altre lezioni registrate anche in versioni precedenti compatibili con questa versione. Tutti i file 3ds Max, come sempre, sono stati aggiornati a questa nuova release. In questo nuovo capitolo di interfaccia vedremo come è stata strutturata la nuova interfaccia, vedremo come sono stati introdotti i nuovi sistemi per quanto riguarda, ad esempio, il layer. E studieremo tutte le possibilità che sono state inserite per quanto riguarda l'Explorer, perché all'interno di questo nuovo Explorer ci sono molte possibilità che sono utili nel momento in cui abbiamo un tipo di scena, che può essere una scena di design, ma anche una scena di architettura con molti elementi inseriti all'interno della nostra rappresentazione. Vediamo qualche altro file. Qui abbiamo un file per quanto riguarda il modulo di modellazione. Questo è il modulo di modellazione di interni. All'interno di questo modulo faremo tutta la modellazione di questo tipo di stanza ed applicheremo diverse soluzioni di illuminazione, perché chiaramente in questa nuova release 3ds Max ci sono delle possibilità di illuminazione diverse rispetto a quelle che sono le release precedenti. Quindi noi modelleremo tutti questi elementi e vedremo come realizzare poi i materiali e come realizzare il rendering. Successivamente avremo un capitolo che parlerà di modellazione spline. La modellazione spline può essere utile sia in ambito di design, ma può essere utile anche in ambito architettonico. Infatti le spline sono molto utilizzate in ambito architettonico, successivamente si può convertire un oggetto, come ad esempio oggetto poligonale, come vedremo, e all'interno del masterclass noi andremo a studiare tutte le aree relative alle shapes e le spline e tutti i comandi che poi sono disponibili successivamente. Faremo diversi esercizi, ad esempio anche come la creazione e il ricalco di elementi che sono elementi di ornamenti architettonici e vedremo poi come realizzarli in modo tridimensionale. Successivamente studieremo un capitolo relativo a quello che sono le aree di studio dello spazio, lo spazio inteso come possibilità di utilizzare tutti gli strumenti presenti all'interno di 3ds Max per muoversi nello spazio di 3ds Max. Perché chi si occupa di architettura chiaramente deve sapere come utilizzare determinati strumenti, che sono strumenti di navigazione, ma anche deve sapere come ci si comporta nel momento in cui noi dobbiamo lavorare con dei sistemi di unità, ad esempio dei sistemi metrici, come si impostano i sistemi di scala, quindi quando sono le differenze, e poi vedremo anche degli esempi di introduzione di quelle che sono le illuminazioni più o meno realistiche all'interno della viewport e tutti i comandi che sono necessari nel momento in cui noi andiamo a utilizzare, ad esempio, dei comandi di scala, rotazione, quali sono i trucchi da utilizzare all'interno di 3ds Max. In questo masterclass ho voluto inserire anche un'introduzione a quelle che sono le gestioni dei materiali all'interno di Material Editor. Come gestione dei materiali all'interno di Material Editor faremo delle lezioni che sono delle lezioni riferite all'utilizzo di materiali semplici per comprendere
come questi tipi di materiali vengono costruiti all'interno del Material Editor. Material Editor è il compact, quello che vediamo rappresentato direttamente qui dentro. Quindi vedremo all'interno di queste lezioni come utilizzare e creare i materiali direttamente in questo strumento. Quindi studieremo tutta la parte relativa ai menu, tutti questi tipi di icone e tutte queste modalità. Questo vi dà la possibilità, nel momento in cui dovete affrontare un motore di render di qualsiasi tipo, avere le basi per poi gestire i materiali e applicarli all'interno della scena, perché senza comprendere come funziona un material editor, quindi la creazione di tutti i materiali, tutti questi elementi, non avrete poi la possibilità, vi perderete nelle successive lezioni di generazione del render. È stato introdotto anche un'area riferita a Civil View. Civil View è un modello di creazione parametrica stradale molto utile per chi si occupa di architettura. Questo Civil View lo vedremo integrato direttamente qui sopra. È stato inserito già da diverse release di 3ds Max. Ci dà la possibilità di inserire all'interno delle nostre simulazioni la rappresentazione parametrica ed animata di tutti quelli che sono gli elementi riferiti ad una tipica creazione stradale. Civil View è molto interessante come strumento, perché ci darà la possibilità di inserire tutta una serie di elementi che possono essere degli elementi che vanno dalla rappresentazione stradale, da quella che è la rappresentazione della carreggiata, i tipi di auto, i tipi di vegetazione e così via, tutto in modo parametrico. Ci sono tutta una serie di strumenti che studieremo, questo è un piccolo esempio, poi vedremo anche come importare altri tipi di modelli provenienti da altri tipi di file all'interno di Civil View, perché noi possiamo introdurre tutte diverse tipologie di veicoli, quindi non solo quelli che sono già disponibili all'interno di Civil View, ma anche quelli che sono disponibili da terze parti e renderli parametrici in relazione a quella che è l'animazione disponibile in 3ds Max. Procederemo con la creazione di un'architettura di esterni. Questa parte del corso è interessante perché è stata suggerita da uno studio di architettura. Lo studio di architettura ha confermato che molti utenti hanno alcune difficoltà nella realizzazione all'interno di 3ds Max di una struttura proveniente da file DVG, ad esempio di AutoCAD, quindi il corso prevede l'importazione di file 2D DVG provenienti di AutoCAD e la creazione poi in 3ds Max di tutta la struttura. Una volta fatto questo, applicheremo anche i materiali, quindi vedremo come applicare i materiali presenti nelle librerie già pronte di 3ds Max, lavoreremo con Autodesk Materials che sono compatibili anche con AutoCAD o ad esempio anche con Revit, quindi vedremo la interpolarità tra i due programmi, la possibilità di aggiornare poi delle parti della geometria tra AutoCAD ad esempio 3ds Max. E una volta fatto questo, introdurremo anche diversi metodi di illuminazione. Illuminazione classiche, quindi con sistema di illuminazione diurna, ad esempio sole con cielo, illuminazione IBL che utilizza delle map HDR con una rappresentazione più fotorealistica, ed è introduzione ad esempio di geometrie che alleggeriscono quello che è il peso del rendering durante l'occupazione, ad esempio, della RAM. Questo lo faremo all'interno di un motore di rendering di Mental Ray. Sono lezioni che sono compatibili come concetti anche con altri tipi di motore di rendering. Quello che vediamo rappresentato qui dentro è un esempio di scena di interni già pronta che noi utilizzeremo per realizzare il mapping. Infatti, in questa parte del corso noi vedremo come utilizzare il mapping all'interno di 3ds Max per l'architettura. Questo significa che entreremo all'interno di tutta quella che è l'area, magari non comunemente utilizzata dagli utenti, per generare un mapping di continuità sulle superfici.
Mapping di continuità sulle superfici significa che io voglio evitare quello che ad esempio è lo stacco delle texture nel momento in cui ho tutta una serie di angolazioni, come ad esempio queste, e voglio creare una sorta di continuità, come si vede direttamente qui dentro. Per fare questo entreremo in quella che è la parte più avanzata del mapping, utilizzeremo un wrap, vedremo come utilizzare ad esempio l'Open View Editor e come gestire l'Open View Editor direttamente all'interno di Unwrap con tutte le opzioni che sono disponibili all'interno di Unwrap per quello che riguarda il comparto di architettura. Quindi parleremo prevalentemente di tutti gli elementi relativi all'architettura. Alla fine di questa parte del corso, che è l'ultima, noi avremo quindi tutta l'area della nostra scena pronta per i materiali e i rendering. Non è tanto incentrato il motivo di questo corso dell'ultima parte sul render, ma è incentrato più su quella che è la generazione del mapping stesso, quindi come si genera il mapping di un oggetto che ha delle forme che sono abbastanza curve o delle forme che sono abbastanza lineari. Ad esempio, qui abbiamo un asciugamano. Questo tipo di asciugamano ha una forma relativamente complessa perché qua ci sono delle pieghe e vedremo come generare un mapping senza distorsione direttamente per l'oggetto che ha in sé appunto queste pieghe. E così via, il concetto varia in relazione al tipo di oggetto che noi stiamo realizzando. Anche in questo caso quello che vediamo è la scena con tutte le coordinate di UV mapping senza distorsione e con continuità. Questo ad esempio, se entriamo all'interno della vista prospettica, è il lavandino. Anche qua abbiamo delle coordinate che non hanno distorsione. Questo può essere utile nel momento in cui io devo introdurre delle texture direttamente su questo oggetto, che possono essere texture di bump, riflessione o quant'altro, per generare poi quello che è il render finale. Adesso entriamo all'interno del player che voi troverete in questo masterclass. È un player abbastanza importante perché, come detto, è un player che è costruito da tutta una serie di lezioni. All'interno del player noi abbiamo una playlist. Il player si può estendere ed espandere anche a tutto schermo. Basta poi premere il tasto Esc per uscire dal tutto schermo. E all'interno del nostro player avremo tutte le lezioni che io vi ho enunciato in questo momento. Quindi parleremo anche di elementi, ad esempio qui abbiamo un elemento di export per oggetti che possono essere inviati ai clienti senza utilizzare il file di 3ds Max, ma utilizzare dei programmi di visualizzazione. Le lezioni chiaramente sono tante, quindi fare la descrizione di tutte le lezioni è impossibile all'interno di questa presentazione. Abbiamo l'interfaccia, la modellazione di interni, la modellazione delle spline, lo spazio 3D, vedete che ogni player ha la sua serie di lezioni, i material editor, il civil view. All'interno di un modulo ci possono essere più o meno lezioni, se vi view ad esempio sono 41, per quanto riguarda il Material Editor ci sono 34 lezioni. Modellazioni di esterni piano terra, perché faremo la creazione della villa ad esempio partendo dal piano terra e dalle spline, importazioni dei file di DVG da AutoCAD, modellazione del secondo piano. E poi avremo tutta la gestione del link manager e degli Autodesk Material, perché lavoreremo con gli Autodesk Materials all'interno di MentaRay. E poi faremo il mapping e l'illuminazione della nostra villa, quindi questo è un modulo importante perché poi sono quattro corsi inseriti all'interno di questo player. E poi parleremo appunto di architettura e mapping come vi ho enunciato nell'ultima parte. Bene, io spero che vi siate divertiti per questa presentazione del nostro corso. Vi lascio con uno screenshot all'interno di Windows, qui è una rappresentazione della villa, e vi aspetto per questo masterclass. Saluti da Mac21.